vivi il Vangelo e sarai beato. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. In questa solennità di tutti i santi accogliamo la parola di Dio e leggiamo Matteo 5, 1-12. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». Amen. Carissimi, sono state scelte queste beatitudini, quindi questo capitolo, questo discorso iniziale della montagna di Gesù in Matteo 5, proprio per avere uno sguardo oggi, 1° novembre, che si fissa nei cieli. Beatitudini. È una carta meravigliosa, dove, se voi vedete, come abbiamo letto, quasi non dobbiamo fare nulla in più di ciò che già stiamo facendo. Quindi da parte di Dio viene una conferma. 8 beatitudini, perché si dice che la nona è compresa nell'ottava, vedremo poi qual è. Le prime riguardano un aspetto interiore di fragilità, un aspetto dove la vita stessa, con delle particolari situazioni, ci ha oppresso e noi viviamo con questa speranza. Ecco che in queste beatitudini noi sperimentiamo la presenza di Dio, mentre nelle ultime c'è una relazione con gli altri. Ma vediamo come Gesù stesso inquadra questo discorso. Beati i poveri in spirito. Attenzione, qui siamo nella categoria dei poveri di Yahweh, così chiamati verso la fine dell'Antico Testamento, prima della venuta di Gesù, che si fidavano di Dio, che credevano nella sua promessa, nella sua alleanza, malgrado la deportazione. Sono rientrati dall'esilio nella terra promessa, fiduciosi e pieni di speranza nei confronti di ciò che Dio avrebbe poi fatto per il popolo di Israele. Ecco che i poveri in spirito quindi rappresentano coloro che anche 2000 anni fa, al tempo di Gesù, e anche oggi sono aperti, riconoscono una propria debolezza, riconoscono che la carne spesso ci fa cadere, ma hanno fiducia che Dio è molto più grande. Coloro che sono nel pianto sanno, conoscono le sofferenze, ma hanno la certezza di essere consolati. Coloro che portano la pace sono operatori di pace, hanno fame e sete della giustizia, ricevono da Dio la benedizione. E quante volte noi sperimentiamo l'ingiustizia in tante aree della vita familiare, lavorativa. Dio
è il nostro giudice e si preoccupa di noi, saremo saziati. Ma soprattutto, ecco l'ottava e la nona, beatitudine, essere perseguitati. C'è qualcosa di importante, ok? Si parla di giustizia. Sappiate che questo brano lo potremo prendere, sviscerare, parlare settimane intere, quindi la mia è una semplice ma precisa riflessione per la nostra vita. Persecuzione in quanto parleranno male, faranno del male contro di noi a causa del Vangelo. Guardate che importante. Per causa di Gesù io soffro. Ingiustamente. Gesù offre già una soluzione. Luca, rallegrati. Luca, esulta, perché grande è la ricompensa per te nei cieli. Ecco, quindi questo atteggiamento fondamentale nelle beatitudini del cristiano, la via alla santità, intesa nel vero senso etimologico del termine, in ebraico, separati, questa separazione dal mondo, dalla carne. I santi sono questi, coloro che seguono Dio, coloro che sono figli della luce e saranno nel cielo, in candide vesti, nel regno di Dio, con una veste bianca, brillante, luminosa, perché Dio è la loro luce, Gesù Cristo l'agnello, immolato per loro, per noi. E dice l'Apocalisse, hanno lavato le proprie vesti nel sangue, col sangue dell'agnello, e sono diventate belle, pure, candide. Beati noi tutte le volte che seguiamo il Vangelo, che lo mettiamo in pratica, che ci sforziamo, che lottiamo nel mondo, abbiamo visto in questi giorni, per seguire Gesù. E abbiamo rinunciato alle seduzioni del male e del mondo. Ecco allora, rallegriamoci ed esultiamo. Grande è la nostra ricompensa nei cieli. Amen. Signore Gesù, vogliamo benedirti, perché oggi è un tempo speciale, un tempo di grazia, nel quale tu realizzi la tua parola, la tua promessa. Sono aperto alle tue sorprese. Sono aperto a ricevere le tue beatitudini, la tua benedizione. Signore Gesù, parlami oggi. Donami il tuo spirito per essere costante nella fede, costante nella pazienza, costante nell'essere operatore di pace, nell'essere mite, nell'essere misericordioso. Spirito Santo, aiutami e donami la gioia quando parlano male di me perché sono cristiano. Donami speranza, alleggerisci il mio cuore perché ho bisogno di te. E a te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, che il Signore vi benedica e ricevete lo slogan di oggi come benedizione speciale per voi oggi. Vivi il Vangelo e sarai beato. Metti in pratica la sua parola e sperimenterai già qui sulla terra fortissime benedizioni. Rallegrati. Se parlano male di te perché sei cristiano, Dio è al tuo fianco e ha già combattuto e vinto per te. Amen. Cari amici, se siete nei pressi di Milano, sappiate che questa domenica 3 novembre avremo un bellissimo incontro gioioso dal titolo Gesù vive. Sul nostro sito troverete le indicazioni e iscrizioni per questa giornata. Grazie per avermi accolto, ci vediamo domani. Ciao! Per coloro che sono nel nord Italia, avremo domenica 17 novembre a Torino e a Strona. Domenica 12 gennaio il corso Preghiera e Animazione Carismatica, un corso dove noi proporremo alla luce della nostra esperienza come Koinonia Giovanni Battista la preghiera nello Spirito Santo usando i carismi alla luce della parola di Dio. Le iscrizioni sono sempre aperte sul nostro sito web. Iscrivetevi.